Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo episodio della Vanilla. Comincio con gli scusarmi se ieri non sono usciti i video, ma come ho scritto su Instagram purtroppo e anche nell'ultimo video di The Sims 4, purtroppo da me è successo un bel patatrac, un incendio, ci sono state davvero tantissime conseguenze, ma the show must go on, la vita mi ha insegnato infatti che bisogna sempre andare avanti, lo so fin troppo bene. Oltretutto, oltre il danno alla beffa, perché da me oggi si sono percepiti 52 gradi e ora sono ben le 21:50 e ci sono 35 gradi centigradi e questo robo qua che mi assiste in realtà è utile quanto un paio di scarpe da corsa in autostrada, perché davvero c'è un caldo che si schiatta, ma non importa, torniamo alla nostra vanilla, quindi mi scuso per l'intro, torniamo alla nostra avventura, perché ci siamo lasciati nello scorso episodio dopo aver sconfitto niente meno che il drago. E come vedete siamo tornati qua in base con un bel bagaglio di livelli e voglio cominciare subito ad investirli. Questo perché nei prossimi episodi andremo nel Void, quindi in realtà probabilmente c'è la possibilità di morire e non voglio assolutamente sprecare così tanti livelli, quindi ora guardiamo un attimo se è notte, ma soprattutto no, in realtà è pieno giorno. E intanto sulla vanilla piove, ma voglio fare tantissimi incantesimi perché voglio incantare la prossima armatura, poi vi spiegherò meglio cosa intendo. Intanto prendiamo le pelli per prima cosa e poi ci avviciniamo e prendiamo anche le nostre canne da zucchero che finalmente hanno un utilizzo e quindi ce ne approfittiamo. Ora ho preso anche 3 stack di canne da zucchero, ma soprattutto tornando a casa e soprattutto montando il video, editando il video, mi sono accorto che l'unica cosa che abbiamo perso nel vuoto dell'end è stato lo stack di carote dorate, quindi in realtà è stata quella la perdita. Mi ricordavo infatti, avevo notato che c'era qualcosa che mancava, ma non avevo capito cosa, e ora purtroppo lo sappiamo. Ma non importa, perché ora cominciamo a craftare tantissimi stack di roba, quindi mettiamo i folli, mettiamo anche questi e facciamo ben 28 libri. E sapete cosa? Io comincerei ad andare ad incantarli, così almeno vediamo un po' cosa viene fuori. Anzi, ne approfitto, ecco, già che ci siamo, per fare una doppia chest, perché probabilmente ci servirà. E soprattutto ragazzi, in questo episodio vorrei anche fare la stanza degli incantesimi, perché appunto avremo tantissimi libri e la vorrei fare, quindi aspettate che facciamo una bella doppia chest, che male non fa, e andiamo. Al momento io la metterei qua davanti e soprattutto qua cercherei di farmi un po' di spazio, guardate un po' quanto siamo messi male con l'inventario, per prendere tutti i libri del caso, quindi facendo un po' di spazio, ecco, lasciamo giù queste robe e cerchiamo di fare tutti i libri del caso, quindi ci mettiamo bene l'inventario e cominciamo. Ora, immagino voi starete pensando perché fare tanti libri e soprattutto perché incantare una nuova armatura, perché questa ragazzi è quella che ci ha portato dal drago e non era neanche un'armatura perfetta in tutte le sue forme, ma è stata la prima, questo è stato il primo drago che ho sconfitto sul canale, su Minecraft, e quindi è qualcosa di memorabile. Infatti l'armatura, l'uovo del drago, ma anche la testa del drago che troveremo nella nave, nel Void, avranno una struttura specifica, perché appunto voglio tenere questa armatura come ricordo della prima lotta con il drago. Ora però finalmente è arrivata la notte, quindi ne ho approfittato per andare a dormire, così almeno spero passi anche la pioggia che dopo un po' infastidisce. Infatti così guardate un po' che bella mattina sul nostro regno di Minecraft. E cominciamo ragazzi, di cattiveria, vediamo un po' cosa ci propinano i libri. Partiamo da questo: Projectile Protection, Feather Falling 2, Blast Protection 4. Fra i 3 probabilmente prenderei questo. Quindi cominciamo. Doppio incantesimo, Unbreaking 3, Blast Protection. Questo è perfetto per una nuova armatura. Cominciamo davvero alla grande. Vediamo il secondo. Abbiamo Efficiency 4, molto utile su degli oggetti, Blast Protection e Power. Quindi io prenderei questo. Lack of the Sea 3. Buono. Ora, l'unica cosa che continuerò ad avere sarà l'arco. Infatti, con questi livelli voglio cercare Fiamma, Infinità e Unbreaking in modo tale da avere l'arco perfetto. E così almeno questo ce lo teniamo. Mentre per l'armatura, come vi dicevo, ne voglio fare un'altra. Looting 2, Sharpness e Unbreaking. Ma un Looting 2 potrebbe essere interessante, quindi lo facciamo. Infinity, ragazzi, l'abbiamo trovato. Perfetto, l'abbiamo trovato. Allora continuiamo ad incantarci. Power 4, Efficiency 2, Aqua Affinity. Ora qua abbiamo il Power 5, quindi al momento il Power lo lascerei, prendere un Efficiency 2 che probabilmente Sharpness 2 potremmo mettere su qualche altro oggetto. Efficiency 3, lo facciamo perché tutti questi ci serviranno. E poi facciamo Flame, ragazzi. Trovato Infinity Flame. Ci manca solo l'Unbreaking 3, che però ho trovato negli altri libri, quindi abbiamo fra le mani l'arco perfetto. Fortuna 2. Beh, questo potrebbe essere interessante. Se non lo troviamo in un altro, magari lo possiamo ottenere di scorta nella nostra libreria, che cominceremo a fare in questo episodio, e così almeno lo abbiamo. Power 3, Power 2, Efficiency 1.
Probabilmente fare l'efficiency. Quindi cominciamo. Anche perché, come vedete, in realtà siamo a 38 livelli, ragazzi. Ci vuole davvero pochissimo per finire i livelli. E stavolta facciamo un bel protection 3. Efficiency 3, protection 3. Questo è buono. Ora, prima di continuare però, ragazzi, vorrei intanto posare tutti questi libri su questa cesta e poi fare un piccone di ferro. Questo perché, come vedete, quello di diamante ha finito la sua durabilità e non abbiamo diamanti. Quindi, prima di consumarlo del tutto, visto che è un bel piccone, andare insieme a voi in una miniera e cercare altro diamante, magari nei prossimi episodi. Quindi, ora, aspettate che qua guardo se ho degli stichetti. No, in realtà li avevo qua nell'inventario, quindi facciamo un bel piccone e lo incantiamo per vedere un po' cosa viene fuori. Anche se in realtà possiamo anche metterci gli incantesimi che abbiamo appena ottenuto, ma credo sia uno spreco su un piccone di ferro, quindi preferisco continuare di questo passo. E stavolta ci mettiamo il piccone, vediamo un po' con 30 livelli cosa facciamo. Unbreaking 3. Solo un Unbreaking 3? E non ricordo però se ho qualche efficiency, probabilmente però ce l'ho. Abbiamo 32 livelli, quindi li sprechiamo per l'ultimo, assolutamente l'ultimo libro. Fire Protection, Projectile Protection, Smite. Ok, preferisco utilizzare un solo livello. Vediamo un po' l'ultimo libro. Lack of the Sea, Sharpness ed Efficiency, ragazzi. Lo facciamo, stavolta sì, facciamo l'Efficiency. E l'ultimo, ma non meno importante, probabilmente sarà questo, Efficiency 4. Ecco, questo sul piccone magari potrebbe anche essere interessante. Ora, da qua però ovviamente mi prendo Infinity e Fiamma. Assolutamente sì, ecco qua. Dov'è Flame? Eccolo qua. E voglio anche un Unbreaking 3. Dove lo possiamo togliere un Unbreaking 3? Probabilmente da questi no. Voglio capire un po' se qua ho un Unbreaking 3. Probabilmente no, non ce l'avevo. Quindi... invece sì, eccolo qua. Perfetto, ci facciamo intanto l'arco perfetto. Quindi mettiamo intanto Infinity e costa 5. Spero di avere livelli abbastanza alti. Flame costa altri 5. E ultimo, ma non meno importante, Unbreaking. E vediamo un po', 13 livelli. Ragazzi, del drago è solo un grosso, grosso ricordo. Abbiamo anche l'uovo, in realtà, nell'inventario. È solo un grande ricordo, perché abbiamo 4 livelli. Però abbiamo l'arco perfetto. Non ci servirà più farmare delle frecce. Abbiamo l'arco migliore che potessimo mai immaginare. Ora, per puro scrupolo, vorrei mettere però il nostro Efficiency 4 al costo di 4. Perfetto. E abbiamo finito. Abbiamo intanto distrutto la nostra anvil. Quindi direi che siamo arrivati giusti, davvero. Mettiamo intanto questi libri qua. Perché, come vi dicevo, voglio cominciare a costruire la nostra libreria. E la vorrei fare in un posto importante, ovvero... qua dietro, ragazzi, qua dietro cominciamo a spaccare tutto di cattiveria. Dovrei anche avere la nostra accetta, quindi cominciamo qua a fare un bel bucherello in questo modo. Qua rimetteremo ovviamente il quadro e sarà un passaggio segreto verso la libreria, che però vorrei avesse della luce. Quindi in realtà voglio fare una stanza bella luminosa. Per farlo, ragazzi, dobbiamo semplicemente scavarci avanti e cercare direttamente l'altra parte della stanza. Ok, qua troviamo il piccolo problema, già il primo problema. Intanto, ecco, avevo fatto tantissime torce, quindi preferisco utilizzarle. Quindi questa parte sicuramente non la possiamo utilizzare, quindi farà una curvatura. E proviamo a spaccare invece da questa parte, cercando di non fare danni alla nostra camera da letto. In teoria però da queste parti dovremmo spuntare verso il mare, probabilmente sopra il molo, e avere anche una bella visuale del nostro mondo. Quindi proviamoci, proviamoci. Qua intanto ci sono altri blocchi, quindi in realtà dobbiamo fare una bella curva, più di quella che immaginavo. Oh, vedo della terra, probabilmente ci siamo, ci siamo. E infatti ci siamo. L'ho detto un bel po' di volte. Prendo un attimo la pala e vediamo un po' dove spuntiamo di bello. Mi piace, probabilmente poteva anche essere un pochino migliore il posto, ma quest'albero purtroppo da caccia che ci accompagna dall'inizio della serie dovrà sparire per fare spazio appunto alla nostra bella finestra, quindi a un'altra porzione di casa che, come vi ho detto, pian piano cercherà di, come dire, assumere il controllo di tutta la montagna. Pian piano faremo in modo che la casa diventi bella bella grande. Ora da qua spacchiamo un po' e voglio capire anche più o meno quanto larga la possiamo fare la nostra stanza. Ma in realtà qua non abbiamo problemi. Quindi in realtà la possiamo fare larga quanto vogliamo. Addirittura possiamo anche modificare direttamente il passaggio. Direi che 11 blocchi per la nostra larghezza vanno più che bene. Vediamo un po' dove spuntiamo. Perfetto. Da qua direi che ci siamo, ci siamo. Ora, questa montagnetta dovrà anche sparire ad una certa, quindi mi preoccupo subito di farla andare via. Anche perché poi avremo lo stesso stile di tutta la casa, quindi utilizzeremo la birch, la dark oak, eccetera. Dark oak che devo anche farmare, ragazzi, perché non so se vi ricordate, nello scorso episodio non trovavo più i sapling, quindi in realtà dobbiamo anche farmare un bel po' di quella. A questo punto utilizzerei gli ultimi blocchi di birch che abbiamo, so che suona strano, per fare tutto il nostro contorno. E lo farei alto 2
2, 3, 4 in questo modo. E poi qua comincerei a salire, ragazzi, perché voglio comunque dare una forma abbastanza strana al tutto. Aspettate che utilizziamo il nostro bel piccone per salire un bel po', così in questo modo. E soprattutto vediamo un po' anche che forma assume il tutto. Quindi facciamo così, perché no? E qua invece saliamo ancora, ecco, in questo modo. Qua invece spacco tutta la terra del caso. E qua continuo a spaccare pietra e terra. Ok, ragazzi, direi che ci siamo. Abbiamo praticamente failato di un blocco, di un solo blocco. Quindi ora ripariamo subito. Per fortuna ho fatto tutto in scala, quindi in realtà sarà molto molto facile tornare qua su, o almeno lo spero. E anzi, ne approfitto per mettere un po' di terra normale, che poi ovviamente si idraterà e tornerà con la nostra grassa e sarà tutto molto molto migliore. Ecco, questo è l'ultimo blocco che dobbiamo sostituire, quindi lo facciamo. Qua invece facciamo qualcosa del genere, qua spacchiamo questo. E anzi, sapete cosa? Spacco tutto perché, come vedete, per fortuna ancora i piedi mi funzionano e non prendo troppo danno. Spacchiamo anche questi e qua soprattutto, ragazzi, facciamo qualcosa del genere. Ecco, in realtà la torcia era in mezzo, benissimo. Facciamo così, mentre qua facciamo tutta la cornice che si congiunge a questa birch qua. Quindi facciamo così, ecco, in questo modo. E questa, ragazzi, sarà l'enorme vetrata che si aprirà sul mondo e ci farà vedere dove sta la nostra libreria. Libreria che in realtà poi avrà un tettuccio sporgente, sempre in Dark Oak, che magari dei dettagli con gli Stone Bricks che male non fa. E alla fine, ragazzi, i sapling erano a fianco alla nostra enorme lumaca. Intanto ho appena ucciso una pecora, purtroppo. Comunque io mi metto a farmare tanto tanto legno di Dark Oak, così almeno continuiamo la costruzione. In realtà già con questi log dovrei essere più che in grado di fare tutto ciò che mi serve, quindi facciamo un bel po' di scalette. Devo anche stare attento ai sapling perché il Dark Oak è abbastanza raro, quindi ecco, come vedete io mi prendo tutti i sapling del caso perché non ne voglio sprecare neanche uno. Quindi cominciamo a mettere le nostre belle scalette di Dark Oak in questo modo e sapete cosa, ragazzi? Probabilmente farò tutto alto di uno in più. Questo perché credo sia molto molto meglio. Intanto qua abbiamo anche un po' di blocchi normali, quindi li utilizziamo per coprire quest'ultima zona in questo modo. E soprattutto spostiamo tutto il resto, perché secondo me così rende molto meglio l'idea. Ora qui, ragazzi, io comincerei a salire anche con questo, quindi con il legno della nostra caccia che abbiamo ripreso un po' in tutte le strutture, anche perché appunto vorrei fare qualcosa di similare. Ora però qua voglio chiudere questa parte con le scale in questo modo, quindi qua sarà bello spiovente. E credo che il risultato ci sia. Ora lo vediamo. Vediamo un po'. Potrebbe anche essere meglio, sapete, ragazzi? Probabilmente sì. Devo un po' capire se mi piace l'accostamento, ma in realtà non mi dispiace affatto. Semplicemente qua manca una scaletta. Eccola qua, in questo modo. Direi che ci siamo, ci siamo. E probabilmente metterò anche un pillarone bello bello grande, sempre da caccia, da questa parte. Notare anche la durabilità del piccone mentre sto costruendo il tutto. E notare anche che devo svuotare tutta la stanza, quindi ci vorrà un bel po' per farlo. Qua infatti ci vorranno ben più di 3 pezzi di acacia, anzi tantissimi di più. Ora vediamo un po' dove finisce il tutto. Assolutamente sì, dovrò farmare altra acacia. E soprattutto mi dovrò occupare di rendere vuota la stanza, perché poi ci occuperemo del design interno. Come vedete dovrò farmare altra caccia e soprattutto svuotare il tutto questo, ma lo farò off camera in modo tale che nel prossimo episodio completeremo la stanza della libreria. E al momento direi che ci possiamo fermare così. Io spero che questo video vi sia piaciuto e se così vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Sotto di me trovate il pulsante per iscrivervi a altri due video. Io come sempre vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti.